Tema: i suoi pensieri su di te oggi, incredibilmente preciso. Scegli una carta, lettura dei tarocchi dell'amore. Allora, quello che devi fare è scegliere o il Buddha o la piramide o la stele e andremo a vedere i suoi pensieri su di te oggi. Tieni presente che la lettura è valida nel momento in cui viene fatta, non nel momento in cui viene vista, non nel momento in cui viene fatta, per cui quando vedrai questa lettura, quello sarà il momento buono, perché sincronicamente si è sintonizzato con te. E allora passiamo dunque: Buddha, piramide o stele. Togliamo la piramide, togliamo la stele e lasciamo il Buddha. E vediamo un attimino che ci dice il Buddha. Partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi in questa lettura. Mescoliamo le carte. Mescoliamo le carte. E mescoliamo le carte. E vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi, i suoi pensieri su di te oggi, incredibilmente preciso. I suoi pensieri su di te oggi. Allora, mescoliamo, tagliamo, giriamo. E andiamo, cara Malgasciona, andiamo a vedere che dicono i tarocchi. Allora, un giudizio negativo. Cioè, in qualche modo oggi questa persona, la persona che ti interessa, ovviamente alla quale tu hai pensato, non ha un buon giudizio su di te. C'è qualcosa, diciamo, intanto ti giudica, ma ti giudica anche negativamente, probabilmente perché gli dai fastidio. C'è qualche tuo comportamento che infastidisce, che non una cosa grave, però si sente infastidito da qualche tuo atteggiamento. E probabilmente un qualcosa di natura, cioè ti vede instabile da un punto di vista materiale, fondamentalmente, da un punto di vista pragmatico, o pensa che sei povera, che sei una morta di fame, non so. Comunque qualcosa legato a questo, ma andiamo ad approfondire un attimino che cos'è che lo infastidisce su di te oggi. Qualcosa di pratico, di materiale. Qualcosa che lo infastidisce su di te oggi. Vediamo un attimino che cos'è che lo infastidisce su di te oggi. Cerchiamo di capire. Che cos'è che lo infastidisce su di te oggi. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo e andiamo a vedere che cosa lo infastidisce su di te oggi. Che cos'è? Ma probabilmente diciamo ti stai muovendo troppo velocemente, quindi dovresti un po' rallentare. Probabilmente gli stai rompendo un po' i maroni, quindi il suggerimento è di rallentare. Il suggerimento è anche di non spingere troppo, perché sennò questa persona chiuderà definitivamente le relazioni con te, chiuderà definitivamente i rapporti con te. Attenzione, attenzione. Più che altro divertiti, goditi la vita, goditi le cose che ti piacciono, evita di stare lì a romperti eccessivamente i maroni. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Perché sennò il suo giudizio diventerà negativo. Vediamo un attimino ancora qualche suggerimento, questa volta dagli oracoli, dei registri akashici, vediamo un po' che altro suggerimento che ci possono dare gli oracoli dei registri akashici. Vediamo un po' quale può essere il suggerimento proveniente dagli oracoli dei registri akashici. Allora, tagliamo e vediamo un po'
Allora, beh, ti sta suggerendo di rifiorire, quindi prendi cura di te stessa se vuoi che si inverta il giudizio, se vuoi che il giudizio da negativo possa diventare positivo, questo è molto importante. Evita di farti delle pippe mentali, perché se entri nel rimuginare, nel rimuginio, e poi vedrai che ti si apriranno i cancelli. Ecco, questo è molto importante. I cancelli si apriranno e quindi il giudizio da negativo diventerà positivo se farai quello che ti ho detto. Bene, per questa stesa è tutto, passiamo alla piramide, facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide. Ti ricordo che le letture sono valide nel momento in cui vengono, le letture sono valide nel momento in cui vengono viste e non nel momento in cui vengono fatte, ovviamente, perché si basano sulla sincronicità. E quindi nel momento in cui tu entri in contatto con questa lettura, non è un caso, e ti darà delle risposte precise nel momento buono, diciamo così, che le carte, i simboli dei tarocchi si manifestano quando ci sono le potenzialità. E vediamo i suoi pensieri su di te oggi perché ha scelto la piramide. Intanto mescoliamo le carte, vediamo un attimino di mescolare le carte. Partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi, i suoi pensieri su di te oggi, incredibilmente preciso. Scegli una carta, la lettura dei tarocchi dell'amore. Allora, vediamo un attimino che cosa ci riserva. Allora, mescoliamo. Poi tagliamo, giriamo e andiamo a vedere un attimino. Anche qua viene fuori un fastidio, sempre l'appeso che si manifesta, quindi è una persona che prova un leggero fastidio a stare con te ed è una persona però molto manipolativa, quindi presta molta attenzione perché è una persona che cercherà di manipolarti, cercherà di farti fare delle cose che non ti vanno. Attenzione, attenzione, perché non ti verrà data giustizia, quindi ti verranno fatti dei torti. Questa persona ti manipolerà e ti farà dei torti. Quindi i suoi pensieri su di te oggi sono pensieri estremamente manipolativi da questo punto di vista. Ma vediamo cosa ci dicono. Ovviamente se non ti ritrovi in questa stesa, guardane un'altra perché questo è fondamentale. Vediamo cosa ci dicono, qualche suggerimento dei tarocchi Zen di Osho, cosa proviene, qualche suggerimento proveniente dai tarocchi Zen di Osho. Quindi tagliamo. Vediamo il suggerimento dei tarocchi Zen di Osho, cosa ci dice. Allora, di nuovo rallentare, sembra strano, ma devi prendertela con calma da questo punto di vista, apriti a nuove possibilità, la coscienza, fai uno squarcio nella coscienza. La coscienza rappresenta anche quelli che sono i nostri valori, rappresentano anche quelle che sono le nostre potenzialità, rappresentano anche quelle che sono le nostre scelte. E qua ci sarà anche un miglioramento se tu ti aprirai alla coscienza, un miglioramento. Però tenendo presente che la persona è comunque abbastanza manipolativa, vediamo se conviene chiudere o non chiudere la relazione con questa persona, viste le carte che sono uscite, potrebbe anche essere utile, diciamo, in questi casi chiudere. Vediamo un attimino con gli oracoli dei registri akashici, tagliamo e vediamo un attimino cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. E beh, viene di nuovo fuori questa, una persona che si presenta in un modo, una doppia faccia, quindi tu sei comunque assistita, diciamo, perché la relazione con questa persona sarà una partita a scacchi se tu vorrai portarla avanti. Sarà una relazione estremamente complicata, estremamente difficile, una sorta di partita a scacchi. Dipende da te se vuoi giocare questa partita, non sarà comunque un qualcosa di semplice, di facile. Però può andare, anche qua sta dicendo che è una relazione che può andare, potrebbe andare, però tenendo presente che sarà una partita a scacchi difficile. Dipende, se ti piacciono cose difficili, questa è
È una persona che però attualmente tendenzialmente è anche un po' manipolativa nei tuoi confronti, quindi cerca di capire un attimino meglio come possono funzionare le cose. Bene, facciamo uscire la piramide e facciamo entrare la stele, quindi i suoi pensieri su di te oggi, i suoi pensieri su di te oggi, incredibilmente preciso. Scegli una carta, lettura dei tarocchi dell'amore, vediamo un attimino cosa ci dice. Quindi ricordo che le letture sono valide nel momento in cui vengono viste, non nel momento in cui vengono fatte, per cui quando sarai tratto da questa lettura, e quello sarà il momento buono. Vediamo un attimino, allora mescoliamo le carte. I suoi pensieri su di te oggi, partiamo dagli arcani maggiori dei tarocchi. I suoi pensieri su di te oggi, vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. I suoi pensieri su di te oggi. Quindi mescoliamo, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere. Allora, diciamo che è una relazione che può dare sicuramente dei risultati molto importanti. I suoi pensieri sono positivi. Anzi, vede la possibilità di creare una relazione veramente importante su di te. Manca qualche cosina, diciamo così, però al 99% è una relazione significativa. Ha un giudizio molto positivo nei tuoi confronti, quindi ti dà stima e considerazione, quindi una persona che ti valuta. E diciamo, da un punto di vista spirituale, probabilmente non ti vede al top. Un po' la spiritualità, l'aspetto trascendente, però è una persona che ha un buon giudizio su di te, quindi una persona con la quale c'è una connessione molto forte, quindi molto molto positivo. Vediamo i tarocchi Zen di Osho che suggerimenti danno ulteriori in questa situazione. Mescoliamo le carte. Vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e andiamo a vedere. Allora, c'è comprensione nei tuoi confronti, una persona che ti comprende profondamente, capisce quelle che sono le tue situazioni, capisce qual è il tuo vissuto, quindi una relazione importante, direi, da questo punto di vista, un pensiero molto importante e esce nel mondo, quindi c'è proprio la voglia, il desiderio di unione, il desiderio di passare il tempo con te, il desiderio di stare bene con te, quindi una persona che ha veramente tutte le carte in regola con la quale intraprendere una relazione. E è giusto sperimentare, perché attraverso la sperimentazione, tra virgolette, si possono ottenere dei grandi risultati. Quindi una relazione che promette molto bene, un amore che potrebbe essere anche un amore molto molto importante. Vediamo un attimino anche il suggerimento degli oracoli dei registri akashici in questa relazione, come può svilupparsi, perché sembrerebbe una relazione molto importante, una relazione basata sull'amore. Tagliamo e vediamo un attimino gli oracoli dei registri akashici, cosa ci dicono? Beh, direi che si potrà creare una conoscenza, una simbiosi molto importante, una simbiosi particolare tra voi. E anche una spiritualità che era la parte un po' mancante, diciamo, la rosa rappresenta un simbolo della spiritualità, quindi una spiritualità che si può creare, si può sviluppare e può crescere in maniera sostanziale tra voi, quindi anche questa parte. E ci potrà essere anche una relazione, diciamo, che verrà conclamata, verrà acclamata, verrà decretata, diciamo così, attraverso magari anche potrebbe essere un matrimonio, comunque una convivenza, un fidanzamento, qualcosa di importante si potrà creare perché almeno c'è una buona volontà da parte di questa persona. Bene, e per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, ovviamente attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo di seguirmi anche su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, e su TikTok.